quadisti, il ferro, squadracorsequadisti.it. Eccoci la definizione di un'altra piccola chicca tecnica. Il catalizzatore altro non è che un alveare che raggiunge dai 600-700 gradi, a questa temperatura può bruciare completamente qualsiasi residuo e addirittura gli ossidi che il motore crea con la propria combustione. Per far ciò fisicamente c'è bisogno di due componenti, benzina in combusta e ossigeno. Per far funzionare il catalizzatore è quindi ovvio che non possa bastare l'ossigeno che esce dal motore che non ha bruciato, anche perché sinceramente difficilmente ne trovate a sufficienza. Al limite i motori sono grassi, difficilmente sono amari, e comunque per avere tanto ossigeno da poter bruciare il motore grippa in pochi chilometri. Quindi tutte le case madri fanno delle immissioni di aria secondaria nel collettore di scarico. Nel caso del Triton Access l'immissione di aria secondaria avviene sulla testa del cilindro e nel caso della marmitta di serie anche sul, mi sembra, metà del collettore di scarico, proprio in concomitanza con la pompa della benzina. Ovviamente per far andare il quad e per fare la giusta carburazione è importante leggere perfettamente la candela. Per fare ciò, per avere la massima prestazione, è buona cosa evitare che l'aria del motore sia immediatamente raffreddata da ossigeno che, quando il motore rilascia, oltretutto viene anche richiamato all'interno della camera di scoppio e potrebbe procurare qualche danno al motore molto caldo. Quindi tappate con una piattina d'alluminio. Poi in questo caso sostituite la marmitta, non l'abbiamo sostituita, non c'è nessuna tappata. Nel caso della marmitta di serie, credo che proprio in concomitanza con questa brugolina vi sia una piattina, vi sia un buco di collegamento, quindi vi provvedete a chiudere anche quel buco con una piattina e a questo punto avrete eliminato cose superflue del vostro mezzo, che infatti qua vedete non esistono, che erano alloggiate qua su questo attacco, e non avete più l'aria secondaria di emissione nel collettore di scarico per il funzionamento del catalizzatore. Ovviamente le marmitte aftermarket, anche se sono omologate, il catalizzatore all'interno difficilmente presente, signori, e comunque non hanno alcuna possibilità di emissione di aria secondaria, quindi anche se vi fosse il catalizzatore è completamente ininfluente, sicuramente non funziona, quindi non brucia un cazzo, non. Di conseguenza nessuna casa madre lo mette all'interno della marmitta. Signori del ferro, un'altra chicca tecnica per la preparazione del vostro Triton Access 400 4x4. Un saluto.